Torniamo a quel 24 dicembre, l'incontro con il presidente. Cosa vi siete detti e cosa vi è stato chiesto? È stato un bel Natale perché ci siamo regalati due vittorie e abbiamo rasserenato un po' l'ambiente. Poi sì, 24 è stato questo incontro col presidente, è stato molto cordiale, è stato un bellissimo incontro, abbiamo fatto la prima vera chiacchierata con il presidente e siamo incontrati un po' su tutto, dai, le problematiche, tanto lui sapeva già quali sono le problematiche della squadra e ci siamo avuto incontro su tutte le nostre richieste. Quindi avete parlato anche di mercato? Sì, dai, abbiamo parlato un po' di tutto, ripeto, lui sapeva anche lui dove sono i problemi di questa squadra, non è che lui non vive la situazione di San Benedettese, quindi anzi, sa tutto e quindi già c'è anche lui che ci ha posto delle problematiche e noi poi l'abbiamo detto come aiutare a risolverle. Ci chiedono i colleghi della stampa se continuerete con il 4-3-3 o se state pensando a qualche cambiamento tattico anche in funzione degli uomini che arriveranno in fase di mercato. Esatto, il 4-3-3 ci ha dato abbiamo fatto una buona partita col Tolentino. Poi già quando siamo andati a giocare Aurora Alto Casestano abbiamo anche cambiato qualcosina nel modulo, non era più un 4-3-3. Ci adattiamo molto ai giocatori che avremo, poi possiamo continuare con il 4-3-3 o possiamo cambiare anche il modulo. Però 4-3-3 col Tolentino abbiamo fatto una buona prestazione, quindi potremmo anche continuare così. Ci chiedono come siete riusciti ad incidere nella testa dei ragazzi, soprattutto in così poco tempo. Sono stati bravi ragazzi. Noi abbiamo potuto però appunto incidere poco, abbiamo qualche chiacchierata in più, un po' più di serenità, abbiamo provato a darla, poi dopo loro sicuramente sono dati una scossa tra di loro e per cercare di uscire fuori da questo momento che non è sicuramente bello. Questo nuovo incarico rappresenta per te un importante punto di partenza per la tua carriera da allenatore, sei d'accordo? No, la sto vivendo in maniera molto serena. Naturalmente le pressioni mi rendo conto che ci sono anche grandi perché allenare la San Benedettese è una cosa che vorrebbero fare in tantissimi. Noi, io ho avuto questa fortuna insieme a Stefano, cerchiamo di sfruttare, ma non per me, proprio per la piazza, per la città, perché sarebbe un motivo d'orgoglio personale relativamente, ma proprio per San Benedetto. Per fare bene un San Benedettese che fa bene a San Benedetto. C'era uscito Ottavio Paladini e poi non tante altre persone. Ma noi cerchiamo tanto di riuscire a far star bene i ragazzi e di fargli dare il massimo. Poi, se siamo bravi in questo, siamo sicuri che ci toglieremo tante soddisfazioni a prescindere. Ci chiedono qual è la prima cosa che la proprietà vi ha chiesto. No, ma non c'è stata una richiesta specifica di qualcosa in particolar modo. Abbiamo chiacchierato in maniera serena di come avevamo trovato la squadra, di quello che avevamo potuto fare in questi giorni, ma non c'è stata una richiesta specifica, quello assolutamente no. Dove pensate possa arrivare questa squadra, sia in termini di classifica che di gioco? No, la cosa più sbagliata è già pensare a qualcosa di grande, che non c'è. Noi stiamo ancora lottando per tirarci fuori, per salvarci dalla Serie D, questo non ce lo dobbiamo scordare. E naturalmente dobbiamo giocare, come dicono quelli bravi, partita dopo partita. Cioè ogni partita la dobbiamo affrontare con il piglio giusto, cercare di vincerla, perché poi non è che se vinciamo 3 partite di fila allora possiamo permetterci di rilassare. Quindi dobbiamo giocare tutte le partite cercando di vincere, perché siamo la Samb, e cercando di fare bene. Un'ultima battuta sull'infermeria, per questa ripresa degli allenamenti ci sono degli aggiornamenti? Questa squadra da settembre, facendo i conti come abbiamo fatto in questi giorni, ha giocato una partita ogni 4 giorni, non ha mai avuto modo di lavorare. Dobbiamo essere bravi queste 2 settimane per rimettere a posto fisicamente tutti quanti, che poi quando il sabato, la domenica si sta meglio fisicamente, si arriva prima sulla palla, si rivince meglio il contrasto, si può fare quella corsa in più che ti permette poi di avere il risultato a fine partita. Quindi dobbiamo essere bravi a rimettere bene fisicamente i ragazzi, a lavorare in serenità, in tranquillità. E poi sicuramente arriveranno anche i risultati se lavoriamo bene. Grazie, mister.